Buonasera e bentornati a Talk Sicilia, il programma di intrattenimento e di approfondimento di Blog Sicilia che potete seguire sulla nostra pagina blogsicilia.it, sulla nostra pagina Facebook e anche su Video Regione al canale 14 del Digitale Terrestre. Oggi facciamo, sta finendo l'anno, sta finendo il 2022 e facciamo quattro passi fra le stelle in compagnia di Lucia Arena. Bentornata Lucia. Ben ritrovati, Grazie. buongiorno, buongiorno a Con tutti. Lucia parleremo, che è la nostra astrologa di riferimento, ha una seguitissima rubrica su Blog Sicilia, la leggono veramente in tantissimi, centinaia di migliaia di persone e lo posso dimostrare, veramente il lavoro che fa Lucia è un lavoro molto intelligente, molto interessante perché si basa, come dire, sulla comprensione dei quadri astrali, diciamo, è da sempre, come dire, una spinta a migliorarci, è questo quello che noi vediamo e leggiamo grazie all'oroscopo di Lucia Arena. Lucia, finisce il 2022, un anno complicato, un anno difficile, e peraltro tu l'anno scorso ce l'avevi detto. Io ricordo che quando abbiamo fatto la puntata per presentare il 2022, io e Marcello Mordino ti avevamo chiesto: ma ci libereremo del Covid? E tu flemmaticamente ci hai risposto: il Covid. Ma guardate, ci sarà tanto altro di cui parlare. Neanche a dirlo, dopo 2 mesi è scoppiata la guerra in Ucraina, la crisi energetica, la crisi della carestia in molti paesi del Nord Africa, quindi un anno difficilissimo. Quindi, prima domanda a bruciapelo, il mood del 2023, cosa ci porta questo nuovo anno dal punto di vista delle configurazioni astrali? Dobbiamo dire questo, a differenza del 2022, questo è un anno dove, come dicevo prima, fuori onda, quando parlavamo, ci sistemavamo, è un anno dove si tirerà una riga, tiri una linea e non dico volti pagina, però il mood è vario. È una situazione particolare. Soprattutto vorrei iniziare, a differenza dell'anno scorso, con un argomento piacevole. Ci sarà un pianeta di nome Venere che tutti conosciamo, il pianetino dell'amore, della bellezza, della piccola fortuna, che sosterà per un lungo periodo nel segno del Leone e sosterà proprio in estate dal 5 di giugno al 9 di ottobre, anche diciamo in autunno. Ecco, iniziamo con un segnale propositivo, non usiamo positivo, diciamo propositivo. Una Venere in Leone apre degli scenari particolari, diversi. In che senso? Una tendenza che porta il cuore, l'essere umano, lo spirito in primo piano. E quindi per stare bene nel 2023 bisogna adeguarsi agli eventi e non cercare di mettere ostacoli. Ecco, facciamo questa premessa. Certamente questo Venere in Leone porterà delle novità anche piacevoli, perché una Venere che sosta per tutti questi mesi in un segno così importante dello zodiaco e che comprende degli aspetti anche molto importanti, influenzano un aspetto per la nostra Italia, l'aspetto demografico. Aumenteranno le nascite. Questo ne riparleremo, ecco, iniziamo in maniera così leggera questo 2023. Ci sarà Ma un aumento delle nascite, un che aumento questo al fine dell'anno prossimo, quindi quando faremo l'oroscopo del prossimo anno, tu potrai aprire dicendo: Lucia, sai, cioè, ho visto, ho le proiezioni, effettivamente le nascite in Italia sono aumentate di gran lunga, quindi quindi aumento del. diciamo Lucia che Più il messaggio che andate e moltiplicatevi sostanzialmente con le bambini, più è tutto un bambini. collegamento. I bambini hanno della spiritualità. Saturno entra in pesci insieme a Nettuno. Quindi, vuoi o non vuoi, devi scegliere delle strade alternative, perché se non si prendono e non si lascia andare lo spirito, potrebbero esserci delle problematiche. Ora lo diremo segno per segno, perché non tutti i segni hanno le stesse Perfetto. caratteristiche. Ci sono Allora, alcuni Venere diciamo, che hanno delle. Lucia, siccome abbiamo i tempi contingentati, io direi di iniziare subito con una brevissima riflessione sul segno dell'Ariete. Il segno dell'Ariete inizia il 2023 con questo fantastico giovane segno, no? Che dà energia, salute, forza fisica, ma anche fortuna. Quindi, se avete da dover mettere in pratica degli obiettivi importanti per il vostro 2023, oppure state portando dietro qualche
proiezione di qualche attività o avete intenzione di costruire il vostro futuro con delle basi che avete già messo nel 2022, cercate di concentrarvi tutto sui primi mesi dell'anno, fino ai primi di maggio, quindi gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio, mesi importantissimi, mesi importanti per il lavoro, per i giovani del segno, ma anche mesi importanti per la vita del cuore. Chi ha intenzione di andare a convivere o di sposarsi, questo, diciamo, è il periodo migliore, proprio quando questo Giove vi dà questa grande carica, fortuna ed energia. Considerate che dovete sfruttare al massimo il vostro fascino se avete delle attività creative o anche artistiche, o chi ha per esempio il piglio dell'imprenditoria, questo è l'anno giusto per poter mettere in pratica determinati concetti anche piuttosto pionieristici. Passiamo al Toro. Cari amici del Toro, questo transito dell'Ariete, che c'è questo bel pianetone di nome Giove, da maggio transiterà nel vostro segno. E per voi, il Toro, che è costrutto, che è piuttosto stabile, che è impegnato, quando si impegna in una cosa la deve portare alla fine perché sennò diventa pazzo, diciamo, e con tanta difficoltà che nel 2022 non è mancata, cari Torelli e Torelle, adesso avete una spinta in più, una marcia in più che vi durerà anche tanto. Quindi diciamo che se quest'anno per voi non sarà un anno importante, sarà un anno di grande costruzione, soprattutto realizzerete, non dico sogni perché il Toro è difficile che sogna, però che i vostri obiettivi, i vostri progetti verranno incanalati fortunatamente, finalmente, nella strada giusta, che poi cresceranno. Vedrete che già dall'autunno non avrete ancora un bilancio definitivo del vostro operato, però i risultati cominciano ad esserci. Anche per il Toro è importante l'amore, la vita del cuore, magari dalla fine dell'anno, oppure proprio dai primi mesi del 2023. L'estate è difficile, se ci sarà una rottura lasciate andare la persona con cui magari avevate fatto dei progetti, perché il cielo vi riserva delle novità importanti e soprattutto novità durature, perché non scordate, cari Torelli, che avete quest'Urano nel segno, quindi ciò che arriverà sarà effettivamente favorevole, prima parte e ultima parte del 2023. I gemelli avranno degli anni importanti, io la chiuderei proprio qua, 23-24, cari gemelli, finalmente si realizzano le vostre aspettative. Poi abbiamo il segno del Cancro invece, che inizia questo 2023 piuttosto così con le batterie scariche, perché il 22, l'anno scorso, è stato un anno di grande impegno, si sono dati anima e corpo in nuove attività, molti hanno avuto dei trasferimenti anche oltre mare, oltre oceano, molte persone del Cancro hanno impegnato le loro risorse economiche e le proprie energie in attività totalmente nuove. Magari nel 2022 il bilancio non è stato quello che vi aspettavate, però sarà da dover ritentare, cari Cancro, e non è tanto per sentito dito, per farmi mandare a quel paese, dice sì, lei dice di ritentare, però non è lei, no? Perché il 2023, non dimenticate, avete degli aspetti importanti che arrivano proprio da segni che racchiudono l'economia, quindi risorse finanziarie che salgono finalmente, e anche delle soddisfazioni professionali, anche qui vedete l'amore. È importante anche per il Toro, saranno quindi anni di grande stabilità per il Cancro, per il Cancro stiamo dicendo, no? Per la vita di coppia, diciamo che questa influenza un pochettino così di questa Venere il Leone porta, come dicevo prima, tanti aspetti, tante luci sulla vita del cuore e di conseguenza sulle coppie, sulle famiglie e sulle relazioni. Io vi vorrei sentire parlare uno per uno, i signori e le signore del Leone, perché stenderei un telo pietoso, un velo pietoso per quanto riguarda questi anni difficili che hanno trascorso, perché hanno avuto Saturno in opposizione e non tutti i segni recepiscono un pianeta come Saturno in opposizione così ostico come effettivamente il Leone. Finalmente vi potete liberare, cari amici del Leone, finalmente il 2023 vi dà la grazia, come si suol dire, soprattutto perché questa Venere passa proprio e fa un lunghissimo anello di sosta. Venere, il pianeta delle piccole fortune, dell'amore e della salute, sale proprio, transita
nel vostro segno. Saturno si toglie dall'opposizione e anche qui grandiosi leone riusciranno ad ottenere quello che magari avevano congelato in questi ultimi anni. Ripartirà la vita, ripartirà la carriera, ripartirà l'amore. È un anno all'insegna dell'amore, visto sotto tutte le sfaccettature che noi possiamo immaginare e non immaginare. Poi abbiamo il segno della Vergine. Lucia, Lucia, oggi... Lucia, io sono della Vergine, quindi vazzi piano, non voglio una raccomandazione, trattaci bene. Allora, io vorrei dire che il segno della Vergine, tutto sommato, puoi dire quello che vuoi, ma è molto oculato, è come San Tommaso, non ci credo se non ci metto il naso. Però, cari amici della Vergine, è vero che queste buone occasioni ci saranno, ma ci saranno proprio all'inizio di questo 2023. Quindi diciamo che dovete anche voi sfruttare i primi mesi, prima della primavera. Oddio, certamente se avete ancora qualcosa che bolle in pentola e siamo in primavera, cercate di metterla diciamo sul piatto e cercate di portarla avanti, però non dimenticate, state molto attenti se vi buttate in qualcosa che difficilmente la Vergine diciamo potrebbe fare, ma sapete, può darsi un consiglio sbagliato, qualcuno di un entourage, qualcuno di famiglia potrebbe indirizzarvi in buonissima fede verso una strada che non è la vostra. Non dimenticate che dalla metà appunto del 2023 Saturno si oppone, quindi Saturno entra in Pesci e vi dà qualche problematica, diciamo una problematica che non è così devastante come tutti, oh, ho Saturno in opposizione, però Saturno vi invita da agosto a calmarvi, a rendervi un po' a fermarvi. E beh, se per voi altri fino alla fine dell'anno saranno mesi, diciamo, piuttosto difficili da dover fermarsi, e cercate di dover invece essere molto più attenti, molta attenzione per la Vergine, anche per lo stato di salute psichico e fisico. E perché vi siete. Perché nel 2022 non vi siete risparmiati, adesso prendetevi il vostro tempo, godetevi un pochettino anche questo Saturno opposto, che alla fine non è poi tanto male perché vi induce a prendervi un po' più di tempo per voi, mi raccomando. Passiamo alla bilancia, dai. La prima parte dell'anno, diciamo, non è che il massimo della vita per la bilancia, perché c'è l'opposizione di Giove, diciamo ci sono state delle relazioni che sono saltate, molte coppie sono saltate, nel 2022 già la crisi si sentiva e magari manca a farla apposta, nei primi mesi potrebbero avvenire delle separazioni inaspettate. Diciamo che la bilancia dominata da Venere, quindi segno dell'affettività e dell'amore, quando c'è una rottura, un po' per tutti ci mancherebbe, ne soffrono particolarmente. Attenzione perché perdete tempo, perché il cielo vi gratificherà e vi gratificherà anche a breve, perché quella Venere nel Leone che passerà e farà quel lungo anello di sosta vi farà incontrare l'uomo o la donna della vostra vita. Per le donne del segno anche molto consigliato piccole cure estetiche, piccoli ritocchini tra marzo ed aprile. Poi abbiamo lo Scorpione che inizia in maniera prorompente questo 2023, diciamo che gente quell'energia esplodere, anche perché un'occasione che si è magari verificata nelle ultime battute del 2022 inaspettatamente, perché tutto potevate immaginarvi tranne di trovarvi un dono sotto l'albero di Natale così importante. Questo dono si sbloccherà una certa faccenda professionale, una certa carriera. Questa influenza positiva sarà vantaggiosa anche per i giovani del segno che frequentano attività di studio, ma per chi anche ha concluso delle attività di studio e vuole lanciarsi nel mondo del lavoro. Diciamo che questo Scorpione quest'anno andrà bene. Mi raccomando, un mese strepitoso è febbraio, sfruttatelo nel migliore dei modi. Sagittario, Giove aiuta, diciamo che Giove aiuta perché arriva dal cugino segno dell'Ariete, quindi gli dà la possibilità al Sagittario di poter diciamo intraprendere tutto ciò che è nuovo, ecco, tutto ciò che è pionieristico,
voi riuscite a farvi la valigia nel giro di 5 minuti e cambiare nazione in una maniera incredibile. Però è anche vero che Giove vi dice anche che è arrivato il momento di dover avere più stabilità o di dover credere a quei progetti che portano qualcosa di oggettivo nella vostra vita. E riguarda anche la vita di coppia, se qualcuno ha una lunga attività sentimentale, una lunga relazione, insomma è fidanzato da anni, questo è l'anno importante per poter convolare a nozze, a convivenza, ma soprattutto, cari amici, in generale stellari, questo è l'anno della procreazione. Poi abbiamo il Capricorno, che come sempre anche per quest'anno è un anno di crescita, è un anno di attività direttive, diciamo che ha la possibilità di poter procedere nella carriera. Ci saranno dei momenti, delle faianze, di stanchezza che potrebbero essere dettati magari da delle discussioni che potrebbero avvenire con persone che non sono del vostro stretto entourage, ma che hanno delle influenze che potrebbero infastidire la vostra attività. Ma diciamo che il Capricorno difficilmente si fa, è inscalfibile davanti a ciò. Però anche è anche vero che saranno ripetute queste situazioni e potrebbero essere fastidiose, tanto da aprile ci sarà un aspetto stellare antipatico, perché Giove e Marte saranno dissonanti. Quindi si potrebbe concludere questa situazione piuttosto conflittuale, che potrebbe riguardare anche nell'ambito della famiglia, attenzione, non solo, magari una famiglia allargata, ecco, potrebbero portare quindi ad aprile delle veramente definitive rotture. Però l'anno procederà sempre nel migliore dei modi, e diciamo che tutto sommato il Capricorno chiuderà l'anno con delle sorprese che non si aspettava magari di poter affrontare, ma le affronterà nel migliore dei modi. Anche qui nella vita sentimentale è importante. Acquario si libera da questo Saturno. L'Acquario è cresciuto, l'Acquario ha avuto delle difficoltà, l'Acquario ha stentato un po' tutto. E beh, ragazzi, Saturno nel segno per 2 anni e rotte non è mica roba da poco. Però è anche vero che quest'anno vi liberate, ma non solo vi liberate, arriverà in soccorso Giove e Venere, e ci sarà un cielo pazzesco. Diciamo che tutto sommato il Nettuno, anche se viene dal segno dei Pesci, vi gratificherà. Voi avete una tendenza un po' spirituale, anche se sembrate piuttosto, diciamolo, egoisti, pochino egocentrici, pochino, però con questo aspetto di Nettuno che avete appresso porta nel segno dei Pesci, vi favorisce, vi rende affascinanti, vi rende piuttosto intriganti, quindi da sfruttare molto anche nell'attività professionale. Per quanto riguarda il segno dei Pesci, chiudiamo per fare appunto, come dici tu, la riflessione generale, perché tutto partirà dal segno dei Pesci. Il cambiamento, la famosa riga che dobbiamo tracciare, parte proprio dai Pesci, perché arriverà Saturno in Pesci. Saturno, come dicevo, è un pianeta che non porta le stesse caratteristiche a secondo in quale segno va, ma in un segno come Pesci, con Nettuno nel segno, diciamo che l'apoteosi un po' dei sensi, della spiritualità, dell'empatia, del sesto senso. Non mi meraviglierei che quest'anno chi magari lascia delle attività professionali avviate potrebbe andare a fare l'eremita chissà in quale montagna, in quale picco di montagna, punta e vetta varia, perché è un anno particolarissimo, è un anno che dà la possibilità finalmente ai Pesci di avere delle certezze, perché diciamo che il Pesce un pochino di suo, non è come San Tommaso che non crede se non mette il naso, però diciamo ha pienamente ragione che il suo sesto senso a volte lo fa bloccare oppure lo fa andare da qualche parte e poi effettivamente i risultati non sono quelli sperati. Questo è un anno invece dove il sesto senso, come al solito, vi dirigerà per una strada, una traiettoria positiva, e soprattutto è un anno dove Saturno farà crescere, quindi giovani del segno, ci sarà sì il momento della maturità e quindi non sarà facile un po' viverla, ma dipende appunto come si vive, e sarà un momento delle gratifiche, dei ruoli, delle autorevolezze, nel senso qualcuno che aspetta di avere una gratifica con Saturno nel segno per i prossimi 2 anni arriverà. Chi vuole cominciare a costruire su qualcosa e ad avere un obiettivo temporale che va da
da 2023 al 2024 e 2025 può cominciare a farlo, che avrà un buon risultato per quanto riguarda, ripeto, giovani del segno, chi fa una carriera, chi ha un'attività professionale avviata ma ancora non riesce a trovare, diciamo, il senso di un risultato importante, saranno anni decisivi. Per quanto concerne proprio il segno dei pesci, è l'anno che indirizza un po' tutta l'atmosfera dell'oroscopo del 2023. Lucia, lo so che a te non piace, che a te non piace quando ti faccio le domande così brutali, ma io purtroppo faccio il giornalista, ma i venti di guerra si attenueranno, la crisi economica, il caro bollette, che succede? Allora, ci sono tre o quattro punti, me li ero segnati ma ho perso il foglio, ma me li ricordo perché mi sono rimasti impressi. Io, secondo il mio ordine, diciamo, di priorità, posso dire che quest'anno sarà un anno molto importante per quanto riguarda, dicevo prima, con questo Saturno in Pesci, la spiritualità, la Chiesa, i credo. Nasceranno nuovi movimenti. Non mi meraviglierei se ci saranno dei colpi di scena pazzeschi per quanto riguarda la nostra Chiesa Cattolica, non mi meraviglierei, non mi voglio, diciamo, esporre più di tanto, ma con questo Nettuno e Saturno in Pesci farà parlare molto. L'hai detto di nuovo, come si parlerà molto, ho capito. Molto, non voglio dire altro, importantissimo per quanto riguarda l'economia. Maggio sarà un periodo di ripresa, ma direi quasi una bolla speculativa, quindi molta attenzione, ma la ripresa ci sarà, durerà poco, ci sarà una esplosione propositiva che potrebbe far intuire la ripresa, che ci sarà oggettivamente, ma sarà accompagnata da Urano, quindi sarà una ripresa da gestire con i guanti gialli, certo non dipenderà da noi, una ripresa economica intendo. Per quanto riguarda invece la politica, non ha delle particolari rilevanze, non sarà una politica che farà faville, sarà così molto, come ti posso dire, non la metto al primo posto come un cambiamento, ci sarà e continuerà. Invece una cosa importante, io secondo me, il mio parere, poi può essere che mi sbaglio, ma con questo lunghissimo anello di sosta di Venere in Leone, ci saranno delle leggi nuove per le adozioni che riguarderanno qualsiasi coppia, qualsiasi tipo di coppia, parlo dell'Italia, ci saranno delle rivoluzioni nel campo delle adozioni. E, ripeto, intendo che una rivoluzione nel campo delle adozioni potrebbe essere solo che sia migliore, no? Che riguarderà tutte le coppie in senso generale. Abbiamo capito. Quindi, Lucia, perdonami, ti devo interrompere. Allora, ultima battuta, un saluto ai nostri telespettatori, web spettatori. Io ti ringrazio del tempo che ci hai regalato, Lucia. L'ultima battuta per salutare i nostri spettatori per il 2023. I nostri amici stellari, dico, l'anno, il 2023, darà a ciascuno di noi una sorpresa, un sollievo, un piacere, una fortuna e un tocco d'amore. Non piangiamoci addosso e cerchiamo di viverlo in maniera totalmente diversa da quello che sono stati gli anni scorsi, perché questo ha un altro vestito, questo 2023, e bisogna adeguarsi. Auguri, auguri. Grazie. Amici, auguri a tutti voi. Grazie Lucia, grazie a tutti e ci vediamo alla prossima puntata di Talk Sicilia.